la maglia rosa, rosa come la Gazzetta dello Sport, come una pagina, come un foglio di quelli che si accettano in cima ad una salita e si stendono sullo stomaco per proteggersi dal freddo della discesa. Rosa come l'alba di un campione, la maglia rosa del primo in classifica generale. Complimenti, hanno indovinato, o meglio, ha indovinato quello che non risponde. Bravi, dai l'applausino che ha una versione di me, ok? La signora giustamente non può tornare a casa senza una shopper, giusto? Che signor, la signora ne vedo una io, non è che, cioè in realtà ne vedo anche un'altra, però il mio sguardo era rivolto verso di lei. Allora signora, attenzione. A lei le faccio una domanda proprio che non azzecca niente col ciclismo, ma con una prontezza di riflessi, mi guardi bene negli occhi, perché giochiamo con gli occhi. Una mucca a quattro zampe, ne alza una, gliene restano? No, sempre quattro, mica gliela mozzano, signora. Ne alza una, gliene restano tre. Lei si è fissata, su questo è un gioco di magia, lo faccia a suo marito quando torna a casa. Bene, la sciopera alla signora, grazie, tempo scaduto. Allora, facciamo una cosa, Sara, puoi regalare anche un paio di sciopera agli amici che stanno qua e noi ritorniamo. Oh, ragazzi, vi do un consiglio. Signore e signori, vi presentiamo ora le quattro maglie ufficiali della 103esima edizione del Giro d'Italia. Quattro maglie della 103esima edizione del Giro d'Italia. Quantomeno anche perché loro poi restituiscono l'energia che ricevono in qualcosa di particolare. In più oggi abbiamo un ospite e allora signore e signori, loro sono pronti a